La Chiesa ha festeggiato ieri la Natività di Maria Bambina da Cireale, ieri sera processione del prezioso simulacro per le vie cittadine portato in spalla dai devoti. Una processione partecipata, quella di ieri sera, in occasione dei festeggiamenti della Natività di Maria Bambina nel 270° anniversario del culto avviato da Cireale ad opera del cappuccino padre Costantino, che espose l'8 giugno del 1754 la statua della Madonna alla venerazione dei fedeli e in ricordo del 70° anniversario della processione esterna istituita da padre Agatino Leonardi. Il prezioso simulacro di Maria Bambina è stato portato in spalla dai devoti, con in testa il parroco della comunità Santa Maria degli Angeli, padre Calogero Frisenda, per le vie cittadine, da Viale Regina Margherita, Via Mancini, Corso Umberto, tra le casette allestite in occasione della Fiera dello Ionio e poi Piazza Duomo, Ruggero VII, Piazza Leonardo Vico, Angelo Raffaele, Via Galatea, per fare rientro in chiesa da Piazza Peppino Impastato. A precedere la processione è stata la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Di Fondi e presidente dell'ufficio del lavoro della sede apostolica Monsignor Giuseppe Sciacca, che nel corso della sua omelia ha affermato come la nascita di Maria avviene in silenzio, senza che il mondo se ne accorga. È l'aurora della salvezza, annuncia la venuta del Messia e preannuncia la nostra redenzione. A Maria Bambina affidata la protezione dei bambini e delle famiglie, ma si è pregato anche per la pace, con un momento che ha visto la lettura delle preghiere da parte dei bambini della parrocchia. L'artistico simulacro di Maria Bambina rimarrà in questi giorni esposto alla venerazione dei fedeli sull'altare maggiore fino a giovedì. Da oggi e fino a mercoledì previsti dei momenti di preghiera dal mattino e la celebrazione delle sante messe nelle sere, con inizio alle 19:30 presiedute da Don Salvatore Di Mauro stasera e Don Alessandro Di Stefano, decano della Basilica Collegiata San Sebastiano Martire, mercoledì. In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico inoltre, domani sera al termine della santa messa saranno benedetti gli zaini dei bambini. Giovedì, festa del Santissimo Nome di Maria, che coincide con la conclusione dei festeggiamenti in onore della bambineggia. Il programma prevede dalle 8 alle 11 del mattino la celebrazione delle sante messe e poi ancora un'altra alle 19:30 presieduta da padre Frisenda. I festeggiamenti si chiuderanno con la riposizione dell'antico e prezioso simulacro di Maria Bambina nella cappella.